grazie della linea. Eccoci qua. Ho sentito un sottofondo, grazie, non mi ricordo di cosa. Abbiamo per caso dalla regia un collegamento subito? Me lo dica, maestro. Sì, ci sarebbe un collegamento con la chiesa di Col San Martino per il concerto che ci sarà domani sera. C'è un... Allora, ci colleghiamo con la... Hai detto chiesa di Col San Martino? Sì. Perché sono basso di volume nell'udito, mio e anche della cassa. Forse adesso mi senti meglio. Ok, bene. Adesso sì. Perfetto. Sì, allora, certo, c'è un... Io sto parlando con il regista, se non l'avete capito, siamo in diretta ovviamente, benvenuti a Casa Caffè. Però se passiamo una diretta adesso subito. Pronto? Un attimo, eccolo. Sentiamo un po'. Eccolo qua. Anche perché è importante essere... Allora, torniamo in studio. E io non vedo più niente perché purtroppo si è spento lo schermo, ha avvisato che sarebbe spento, quindi dico alla regia se vuole poi riaccenderlo, ma è una cosa che capita così. Vedo, anzi non vedo, immagino ci sia Mauro Possanza, bastava solamente schiacciare, eccolo là. Vedo Mauro Possanza, immagino che ci sia. Come va intanto? Tutto bene a Ferrara? Se gli danno... Spettatori? La voce, direi che sì, direi che ci siamo e siamo operativi, sempre presenti. Allora, intanto una cosa bella è sapere che effettivamente ci sono le possibilità di fare qualcosa, qualche spettacolo, anche se ormai ci stanno chiudendo un po' tutti. E noi siamo fortunati perché ho un ospite che fra un attimo inquadreremo, che è l'amico Joao. Noi l'abbiamo contattato quando era in Brasile, ma lui è un cittadino italiano, quindi giustamente adesso è qui con noi in Italia. E ai tempi si parlava di... c'erano problemi di Covid, di questo e quello. Adesso i problemi sono aumentati e non so, come la vedi tu? Te lo dico perché so che anche tu hai le tue idee, caro Mauro. Allora, questo Covid aumenta quanto ancora? Beh, in base alle esigenze sicuramente del Premier Conte, immagino. Comunque, al di là della battuta, purtroppo era comunque non auspicabile, ma prevedibile il fatto che abbiamo iniziato a subire questa pandemia fine febbraio, inizio marzo, quindi l'inverno era alle spalle, mentre in questo momento ci troviamo un inverno alle porte, per cui il rimescolamento delle influenze normali e diciamo la temperatura bassa che ti porta a questo aumento di influenze virulente mi porta a fare una considerazione che la vedevo sotto un certo aspetto abbastanza prevedibile. Perché dico questo? Abbiamo una confusione totale su più fronti. In effetti questo governo, fra le altre cose, non ha, credo, lavorato bene, questa è la mia opinione, ma penso sia condivisibile da buona parte dei cittadini italiani, perché ha avuto diversi mesi a disposizione per potersi organizzare. A mio avviso, su più fronti, non ha effettuato ciò che meritava andasse fatto. Caso incredibile che ci ritroviamo dei commissari addirittura che non sapevano che erano loro i responsabili di certi tipi di operazione, ma i commissari devono essere comunque controllati da chi ci governa. Quindi un SMS o un WhatsApp a caro Presidente Conte, vorrei dire che lui aveva, o chi per esso, aveva il dovere di verificare che i commissari svolgessero il loro compito nel migliore dei modi. Ciò non è avvenuto. Barzelletta continua con il commissario sostituto, che è uscito con delle battute alquanto infelici e improbabili da sopportare, soprattutto da una popolazione che è già logorata, stanca, senza lavoro e con tanti amici, parenti, cari, che nella migliore delle ipotesi si sono solo ammalati.
in molti casi hanno subito dei lutti importanti e questo anche a macchia di leopardo, se vogliamo usare questo termine, sul territorio nazionale, perché abbiamo avuto delle regioni più o meno sotto pressione, che sono praticamente le più importanti, ed è comprensibile che abbiano un tasso maggiore di contagi, visto il via vai e il crocevia di lavoro importante, il PIL della Lombardia e del Veneto sul territorio nazionale hanno un valore, ha un valore di rilievo rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, fa da traino per tutte le altre regioni, e questo fa sì che ci sia sicuramente un alto livello di contatti e di contaminazione in questo caso. Ti fermo un attimo per una ragione. Sì. Intanto volevo, per gli amici, intanto grazie a chi ci sta seguendo, ovviamente non solo nelle 9 regioni dove noi siamo con la nostra possibilità classica del digitale terrestre, ma chi ci segue ovunque nel mondo con la possibilità del nostro streaming, e poi c'è la pagina Facebook che ci sta ritrasmettendo. Quindi grazie a chi ci segue in tutti questi modi. E volevo fare, soprattutto per gli amici lombardi, quando hai cominciato dicevi il commissario, il commissario, glielo giuro, ero dietro, stavo andando, ma si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, e qui Iannacci, Docet, e non è caduto giù l'Armando, ma ci siamo. Ecco, ridiamoci sopra, perché non fanno altro che fare commissari, no? Arcuri, sì. Arcuri è pluricommissario, ma, no, sì, sì, ma dopo essere commissario lo faranno, che ne so, capo della polizia, prefetto, non lo so, perché commissario è un po' poco, no? Nella possibilità. Caso ritengo che per la figura, ma questa è una mia opinione personale, di quello che è riuscito a fare il commissario Arcuri, direi che anche troppo, quindi meglio non pensare al suo futuro. Sarebbe bene pensare al futuro degli italiani che subiscono in questo caso passivamente, perché nonostante le rimostranze delle piazze su più fronti dei vari movimenti che ci sono stati, e parliamo degli albergatori, parliamo delle pizzerie, ristoranti, bar, di chi ha subito, non vorrei tralasciare nessuno in questa lunga lista, perché di fatto tutti si è un po' toccati, e quando l'economia va male per buona parte va male per tutti, bravo, a cascata, bravo, ne soffre tutto l'intero comparto. Il bello, ma non tanto bello, è che fanno finta di niente i dipendenti pubblici, cioè è diventata una barzelletta. Allora, aspetta, se riusciamo ad avere in ovviamente in linea Giovanna Rossi, che tu fra l'altro hai già sentito, che noi proveremo a chiamare, vorrei sentire un qualcosa dalla parte, la parte più importante, che è il popolo cosiddetto del paese. Perché una delle cose brutte, secondo me, è che la stampa nazionale e ovviamente anche i TG nazionali si occupano sempre di problemi macroscopici, ma non vanno mai a vedere, se non per quello che fa comodo a loro, quelli che sono piccoli, particolari, ma solamente, diciamo, utili per tirare l'acqua a un certo mulino. E invece io so che c'è molta gente che si comporta anche bene. Nel frattempo, però, finché ci colleghiamo a Giovanna, Joao, possiamo inquadrare Joao? Come stai intanto? Bene, bene, grazie mille per questa serata. Come stanno in Brasile? Adesso abbastanza bene. Abbastanza bene, sì, che sì, è fondamentale. Sì. Però, adesso, diciamotela tutta. Non è stato facile per te tornare a casa, no, anche perché da quello che ho capito noi abbiamo una bella compagnia di bandiera, che è, cioè, compagnia di bandiera perché c'è il nome Italia all'interno del suono, che si chiama Alitalia, ma sì, in realtà è di bandiera perché viene mantenuta dagli italiani, grazie. Giusto. Grazie al governo che continua a si dice regalare o investire, non lo so. Buona domanda questa. Si dice regalare, no? Regalare tanti soldini. Allora, però tu non riuscivi a tornare a casa con nessuna maniera. Davvero, stavo aspettando da aprile, con l'ultima volta che abbiamo fatto questa registrazione, marzo. Quindi avrei
pensato di aprirli, tornare in Italia. E invece? Ogni 15 Aspetta, giorni ogni 15 giorni. cancellavano. Ad esempio, fino a marzo mi hanno detto, hanno inviato un'email proprio dicendo che è stato spostato mezzo di aprile. Dopo mezzo di aprile, fino di aprile. Dopo fino di aprile, Primi di maggio. maggio, Quindi maggio, dopo fine fino di maggio. maggio. È stato così fino ad oggi. Bellissimo. Ancora non c'è voli. Però le altre compagnie volavano, certo, Normale. ad altri prezzi, però Sì, però normale. Normale, appunto, e quindi. quindi fino adesso non capiamo cosa è successo, perché come mai fino oggi, siamo ormai a A novembre, tuttora, perché fra l'altro dici a tuttora, il problema esatto. per arrivare dal Brasile in Italia, il problema con una certa compagnia di bandiera, il problema c'è tuttora. Ecco, io non lo so perché, diciamo, manteniamo determinate compagnie, però se un cittadino italiano, perché Joao non ha un nome italiano, però è cittadino italiano e quindi voleva solamente tornare a casa, non è che voleva fare una cosa strana. E ci sono anche delle persone che ho conosciuto lì, che erano proprio in vacanza. Erano Peggio, rimasti peggio che peggio. dimenticati lì, ad esempio, che erano in alberghi. Come mai stare in un albergo 3 mesi? Ma chi lo paga l'albergo? Questa è la Buona domanda. È differenza. questo, chi la paga? Loro? Loro. Hai Quindi tu capito? vai in vacanza, non riesci a tornare a casa, ti continui a pagare la vacanza. Bellissimo stare in vacanza, però non è proprio così. Abbiamo Giovanna per Volevo caso? dirti che continuo a suonare libero su tutti i contatti, insisto finché non Eh sì, rispondi. giustamente, sai perché? Perché giustamente, ve lo spiego, noi cerchiamo di contattare Giovanna Rossi un attimo prima del Consiglio Comunale che è stasera. Stiamo cercando di rubarle qualche minuto, ma come potete capire non è così facile. E se per caso, caro Mauro, fosse capitato a te di andare in vacanza, visto che sei una persona che lavora, uno dice mi prendo una settimana di vacanza, poi appena torno ho tutti i miei impegni di lavoro, non ti fanno tornare a casa. Cosa ti verrebbe in mente di dire, senza le parolacce? No, beh, ma quello sicuramente no, ma in ogni caso dobbiamo tenere in considerazione anche il fatto che è un evento veramente che non è mai successo in precedenza se non tantissimi anni fa. Ecco, il fatto di subire da parte dei cittadini una pandemia che attacca in maniera globale il mondo intero. Negli spostamenti, soprattutto in determinate condizioni e in determinati ambienti, diventa davvero problematica la gestione. Dopo il fatto che le compagnie aeree siano praticamente tutte in sofferenza e in deficit, sicuramente sì, lo erano anche prima, poche sono le compagnie aeree con il segno più davanti, per cui le contiamo sul palmo di una mano. È chiaro che si creano dei disservizi improponibili. Per chi li subisce, il danno è sicuramente grave, pesante e indicibile, ma è anche comprensibile, d'altro canto, il fatto di riuscire a gestire delle situazioni del genere. Dopo siamo abituati, vivendo questa pandemia tuttora, a vedere e vivere contestualmente in controsensi. Vale il tutto l'incontrario di tutto, quindi capitano cose che davvero risultano allarmanti alla faccia dei più, perché non è facile la gestione delle stesse. Poi ci mettiamo, e qui torno a parlare purtroppo per fortuna, perché il mio tema della politica italiana, noi abbiamo commesso negli anni precedenti l'errore perché abbiamo messo la croce a determinati partiti. Ci siamo lasciati abbindolare probabilmente dal bel discorso che riescono a fare i politici, fra virgolette, politici improvvisati. Ci abbiamo creduto, abbiamo messo la croce e ora li subiamo. Quindi io ritorno a ribadire il fatto e mettere in evidenza il fatto che l'ho detto in più occasioni, ma a me piace ripeterla questa cosa, che il voto è importante da parte di tutti, perché saper scegliere chi poi dovrà fare le scelte al nostro posto, perché l'abbiamo demandati e deputati a farlo, è una cosa importante. Quindi, ripeto, quando mai si arriverà al punto di poter rivotare di nuovo
e far somigliare la Repubblica Italiana ad una vera democrazia, cosa che in questo momento non mi Non sento di assomiglia, non condividere ci assomiglia. a pieno, non mi sento di condividere a pieno, direi di fare una buona scelta, ecco, sulle persone che manderemo al governo. Su Quindi questo. questo è un fatto molto basilare e importante e reputo che una riflessione su questo argomento vada fatta da parte di tutti, ecco. Ecco, io credo che vada fatta una riflessione anche sul fatto di chi poi alla fin fine sceglie i nomi da mettere nella lista, perché attenzione, È vero. purtroppo abbiamo anche questi problemi qua, che in tanti casi vengono scelti dei nomi, per carità. Io non voglio sindacare su chi li sceglie, però potrebbe scegliere meglio qualcuno, voglio dire. No, non è detto che sia così per tutti, però se qualcuno sceglie di buttare a caso o pesca da un sacchettino e dice, vabbè dai, vediamo, ho 2000 nomi, tiriamone fuori 12, 15, 20, quelli che servono. Allora mi sembra un po' strano. Però quello che volevo un po' specificare è come mai, e ripetisco, come mai, qualche altra compagnia di bandiera, nel senso di altri stati, garantiva i voli. E la nostra ai nostri no. Ecco, siccome si trattava solo di pagare una differenza cospicua, hai capito? Perché non te lo fanno perché devono fartelo pagare poco in quanto tu sei un nostro cittadino. Allora preferiscono rimandare, 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 rimandare e noi nel frattempo però andiamo a, diciamo così, impinguare i loro conti, non si capisce perché. Se non ci fanno il servizio, perché diamo loro dei soldi? Questa era la mia domanda. Ecco, mi sono spiegato No, male? Gio, perfetto, spiegalo tu perché perfetto. io. E anche mentre che succedeva questo casino, loro continuavano vendendo delle bigliette. È Ma. questa la fregatura, ad esempio. Sì, già la sapevano che non tornavano, perché continuare a vendere? Vendevano i biglietti, ma ad altri prezzi per altre Esatto, ragioni. quindi magari una persona pensava, va bene, compro con l'Alitalia, prossimo mese riesco, e alla fine non tornavano, quindi continuavano vendendo delle bigliette senza volare. Vedi. E dove è questo soldi? Hai capito? Quindi, e Effettivamente, cioè. dicono hai un diritto di usare fra 12 mesi, però Sì, ho non capito io, vorrei ma. Ah, tornare il prossimo anno in Italia, sì, quei mesi, perché tu capito? ti fanno pagare il biglietto, però non ti fanno volare. Ecco, Esatto. scusate, mi ero dimenticato di specificare questa cosa perché lui il biglietto l'aveva comprato. Ecco. Ne ho ancora, Ah, quindi vedi, vedi. ho dovuto comprare un altro biglietto di un'altra compagnia e No, no, adesso. no, non vorrei dire ragazzi, però effettivamente, ecco, queste quando nel post di oggi su Facebook, e ringrazio ancora una volta chi è collegato su Facebook, io segnalavo che avremmo detto cose che altri non dicono, che le TV non dicono e i giornali non scrivono, una è questa, una è questa. E Mauro, potremmo dirne anche tante, vero Mauro? Certamente, beh, io diciamo questo concetto lo semplificherei in maniera consapevole, buon governo e mal governo. E dopo parliamo senza far nomi, ma le compagnie di bandiera che ci hanno dissanguato tutti, perché poi è il cittadino ultimo che paga, siamo tutti noi. I nomi li conosciamo, cioè è uno e unico, per cui Però direi anche, io parlavo anche, comunque mi avverta la regia se per caso riesce a trovare Giovanna, perché a sto punto forse dovremmo rinunciare fra un po', perché alle 20:30 sicuramente. Sto insistendo, No, vai Claudio, ma lui tranquillo, non risponde. eventualmente il Consiglio Comunale comunque è dalle 20:30, quindi se riesci entro quel momento, se no purtroppo rinunceremo. Ma dicevo non solo, sai Mauro, per le compagnie di bandiera, ma dicevo anche per tante altre cose, perché. Vuoi per una giornata, vuoi per l'altra, il nostro editore la mattina quando parla di Beppi Busia, cioè quell'omino che ne racconta tante ma che non si verificano mai, ci spiega che c'è un altro modello di giornalismo, un altro modello di rassegna stampa, un altro modello che è anche il nostro, non siamo gli unici, ma che è diverso da quello di Stato o di parastato, perché automaticamente io mi chiedo, ma rispondimi tu.
Come mai, stranamente, all'improvviso la, si chiama Rai, quella di Stato, e Mediaset dicono le stesse cose nelle stesse maniere? Ti pare possibile? Due cose di solito contrastanti che si vanno a rubare gli ascolti in modo, uno dicendo una cosa e uno dicendo non l'opposto ma diverso. Come mai all'improvviso sono così, non vorrei usare termini sbagliati per evitare delle denunce, ma diciamo correi, no, non si può dire, sono così diciamo uguali. Diciamo che non sono eterogenei. Sono perfettamente omogenei e non si capisce perché. Perché uno non prende i soldi dell'abbonamento, l'altro sì, e allora per quale ragione devono dire le stesse cose e non si fanno la concorrenza? Ecco, hai capito? Io mi chiedo diciamo, perché. Perché? Mi spieghi diciamo tu il perché? Che è tutto perfettibile e immagino che anche sulle reti Rai comunque non si dicono le stesse cose, ecco, in base che la notizia la possa dare Rai 1, Rai 2 o Rai 3. No? Ah no? Qualche sfaccettatura la si può cogliere e infatti non tutto è così lineare, ci sono delle guerre interne, immagino anche lì, guerre di pensiero, chiaramente sto parlando e parafrasando per quello che riesco a percepire, mentre sulla linea delle TV private, e parliamo quelle legate al mondo di Berlusconi, ma io Berlusconi lo vedo personalmente anche un po' strano ultimamente, lo vedo condividere dei concetti e ha bisogno di un momento di tranquillità, ha bisogno probabilmente di cercare nuove alleanze perché gli rimane un po' stretto quell'angolino che gli è rimasto nell'area del centrodestra e del resto nuovi leader e nuovi nomi che possano andare a sostituire quella che è la sua figura, che è stato sicuramente un grande nel mondo della comunicazione e nell'ambito politico perché ha creato dei precedenti che solo lui è riuscito a fare. Beh, ne prendo atto di questo, ma oggi come oggi, parliamo di oggi, nelle scelte che sto vedendo che capitano in Camera e Senato, sono anche un po' imbarazzato nel doverle descrivere perché ha spiazzato non solo me ma molti. Io capisco che i leader di partito, e parlo di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, oggi debbano in un certo qual modo far finta di niente, ma non è neanche così facile far finta di niente in base alle scelte che vengono poi fatte. Io parlo e vorrei molto volentieri poter dire e vedere un'area di centrodestra totalmente affiatata, ma credo che su certi argomenti così non è. Si parla di MES, si parla di tutti, di Recovery Fund, si parla di tante cose, ma poi vedo che in Europa, tu Claudio, non so se mi sfugge qualcosa, ma tu hai notato qualche altro paese che abbia approfittato di questi finti, di queste finte regalie che poi pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti? Allora, quello che ritengo io ovviamente è che nessuno ha cercato di approfittare di queste possibilità, anzi di queste opportunità, chiamiamole così. Ma se non l'hanno fatto è perché non erano interessanti per loro. E la differenza comunque non c'è, perché anche noi avessimo voluto approfittare, che a me risulti, forse io sono un po' stupido e lo sono sicuramente anzi, ma mi pare che anche se abbiamo provato a approfittare, hai visto i risultati? No, perché questi bazooka da 400 miliardi, come ricordava il nostro editore, è un bazooka che qui non è partito. Non so se forse è perché Biden si è dimenticato di attivarli, perché certi guerrafondai che hanno le armi pronte li hanno i bazooka, ma noi no. Sto bazooka dove è andato? Dove doveva andare? Io ritengo che il bazooka sia stato imbracciato all'incontrario. Bravo. Che quindi diciamo Conte in pratica è risultato un kamikaze a sua volta, perché ha sparato contro se stesso. Oggi i sondaggi ci danno indicazioni di merito, mi sembra che
aver visto gli ultimi sondaggi proprio di questa mattina, vedevo che il consenso di Giorgia Meloni era al 39%, Conte non so per quale motivo al 38%, ma io non so come faccia ad avere il 38%, saranno gli amici degli amici degli amici, che sono tantissimi, e qui mi assumo le responsabilità di ciò che dico, perché di fatto mi viene da pensare. Viene da pensare anche a me che molti possono essere in qualche regione gialla come la Campania, no? Perché se diventa rossa non ha più quel consenso, secondo me. Cioè faccio un esempio così stupido, come sempre, ripeto, io sono stupido di mio, quindi faccio questi esempi così un po' strani, però di fatto, no? I consensi sono in base a quello che fai e quello che fai ottenere a qualcuno. Ovviamente se ancora il 38% va bene a lui, però io sono contento per Giorgia, ma purtroppo finché parliamo di numeri è un po' come i tamponi, capito? Tanti ne fai, tanti ne trovi e avanti così. Se nessuno fa il tampone, nessuno è positivo e siamo tutti sani. Allora, non andiamo in cerca di numeri, andiamo a vedere il valore delle persone. Io sono, e l'ho sempre detto, che secondo me il mondo dovrà diventare delle donne. Quello politico, per forza, perché la donna ha quella piccola capacità di gestire la famiglia, e se l'Italia, e vediamo se Joao è d'accordo con me, è una grande famiglia, eravamo almeno una grande famiglia, e quindi bisognerebbe ricominciare a trattare il nucleo familiare con la partenza dalla mamma, che poi diventa la mamma più in grande, più in grande, più in grande, fino alla mamma dell'Italia. E cosa ne dice? Scusatemi, io lo dico perché vedrei Presidente della Repubblica, non faccio i nomi, ma insomma una donna che attualmente è comunque è al Senato, e vedrei la Giorgia come premier. Ma queste sono le idee mie. Perché? Perché la sensibilità che ha l'essere femminile, e per carità qualcuno può non essere d'accordo con me, 349-06-34-349, ditemelo, che sono cretino, lo so già, però ditemi se non siete d'accordo, ma ditemi perché. E sarebbe il momento, no, di togliere un po' il maschilismo, perché è dimostrato che ha radici purtroppo nella quella brutta parte perversa dei soldi rubati, della mafia, di questo e quello. Lasciamo andare avanti un po' le donne? Col sistema facciamo la mamma? Serve una mamma. Non l'abbiamo mai avuta in Italia. Avevamo dei politici, magari birichini, ma che facevano l'interesse del popolo. Adesso non lo so. Tra Italia e Brasile. Lo penso lo stesso. Ci manca una mamma. Bravo. Perché siamo praticamente senza nessuno. Chi abbia cura da noi fino a oggi? Fino a oggi? Nessuno? Il governo? No. Principalmente loro. Fanno cazzo vostro, quindi pensano così. Quindi la cosa che penso è che ci manca proprio una cura per dei cittadini. Ad esempio, pensa... Tutto. Ma la cura semplice, non quella difficoltosa. Esatto. No? Non devono servire 450 persone per inventarsi. La mamma a casa. Proprio. Tutto. Sa cucire, sa far da mangiare. E quando succede qualcosa, risolve. In maniera semplice e senza grandi spese. Esatto. La mamma fa così o sbaglio? No, e anche in Brasile fanno così? No, perché tu ci hai vissuto parecchio in Brasile. È principalmente uguale, la mamma italiana. La mamma italiana è fondamentale, però sì. Voglio dire, anche nella vita in Brasile, la parte femminile è sempre quella che risolve le piccolezze, ma le piccolezze sono quelle fondamentali. È che loro anche pensano di una forma più specifica, più come madre. Immediata. Anche di risolvere e non creare un altro problema, spostare un problema. È questo. Secondo me ci manca questo. La gente oggi, che cosa la gente vuole? Lavorare. Hai capito? Siamo arrivati in un livello che la gente vuole lavorare e non possiamo. No. Quindi, certo. Guarda, senti, dove senti siamo arrivati, no? È proprio questo. Tra l'altro, questo voi non lo sapete, però vorrei dirlo. Qui abbiamo un pasticcere, bravo, tra l'altro, ha portato anche in Brasile e dal Brasile un po' di nuove esperienze, però anche lì, lavorare, provate.
Trova te, io ho visto amici, insomma, che adesso aprono a mezzogiorno fino alle 18, pub, dove, come St. John, tanto per dirlo, perché visto che io ci vado da una quarantina di anni abbondante, e adesso tutti quanti provano, ma i bar qualsiasi, io ripeto, è giusto evitare che la gente si faccia del male. Sono convinto che vanno bene le mascherine, portiamole, però da essere insieme a mezzogiorno, essere insieme alle 20, nello stesso posto, con le stesse possibilità di sistemare tutto, bello che sia, io non vedo differenze, però se qualcuno le vede, per carità, però vorrei a questo punto anche ricordare i ragazzi, io ho visto delle foto, le abbiamo viste tutti, no? Sul fatto di sabato scorso mattina, questo, un sacco di gente in piazza, niente, poco niente, mascherine, tanta gente aggregata. Io ho pensato, vabbè, il sistema di festeggiare Biden, l'hanno fatto in America, l'hanno fatto anche in Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, eccetera, eccetera. Però ci volevo scherzare sopra per il fatto che in realtà, insomma, è bello, ma non è difficile mettersi una mascherina, non è fastidioso, perché se lo sopporto io, credetemi, lo può sopportare chiunque. E allora facciamole, le piccolezze facciamole, no? Non vi chiede nessuno le cose grosse, perché se un giorno, come qualcuno sta paventando, dal vostro conto corrente verrà pizzicato qualcosa, perché, come diceva anche il nostro Presidente della Repubblica, saranno i risparmi degli italiani ad aiutarci, che non è il MES, non è il Recovery Fund, no, i risparmi degli italiani. Se per caso qualcuno va a, lo diciamo in Veneto, a tocciare da là, no? E allora, dopo la mascherina vi servirà una cosa, no, facile, facillima, da utilizzare. Uso questi termini perché purtroppo bisogna farlo. Dimmi tu, Mauro, scusami, ecco. Dimmi tu se ho detto delle porcherie. Sì, le ho dette le porcherie, ma... A seguire, partendo dalle tue riflessioni, mi collego sul fatto politico inizialmente da te citato, che ha bisogno di cambiamenti, ma io i cambiamenti non li farei, non li indicherei proprio in base al sesso della persona, ma in base alle capacità dimostrate nell'arco del tempo. Oggi, se facciamo una piccola analisi leggermente più approfondita di quello che è stato il panorama politico degli ultimi decenni, abbiamo visto persone che pian piano, lentamente, hanno lavorato sotto traccia, hanno fatto le proprie esperienze, con serietà hanno studiato, perché in questo caso per dare determinate risposte e per dare consigli a questo governo attuale, io ho visto ad esempio una Giorgia Meloni molto preparata, una persona che studia e che, non perché donna, ma perché una persona veramente capace, da quello che ho potuto valutarne io e se posso esprimere il mio personale pensiero, è una persona che a monte e a fronte delle proprie esperienze acquisite negli anni sta dimostrando una correttezza, perché non fa opposizione basta, ma presenta dei progetti alternativi che puntualmente vengono messi da parte, non presi in considerazione per nulla. Quindi questo sta a dimostrare che è un governo non collaborativo, e non è da parte dell'opposizione, che pur presenta su più fronti varie alternative a quelle che sono le scelte attuali del governo stesso. E poi ci ritroviamo a vedere dei controsensi sui territori, e quelli li vivono proprio i cittadini in continuazione. Quindi tutte queste alternanze e discrasie che si trovano nei territori sono deputati e imputabili sicuramente a scelte sbagliate del governo stesso. Ora sarebbe il momento, se si potesse andare al voto, e io lo spero vivamente il più presto possibile, di fare scelte diverse, ma sulla persona che dimostra capacità, coerenza e fermezza nelle proprie posizioni, cioè senza
ondivagare, andare di qua e di là, dice oggi mi alleo con questo, domani potrei allearmi con quest'altro. Avere una linea politica ben precisa per dare a tutti i lavoratori e i cittadini italiani, diciamo, una sorta di visione che si possa veramente applicare. E questo lo vedo nella determinazione di una donna, ma non perché donna, ma perché capite. Alla fin fine siamo d'accordo. Allora, intanto devo ringraziare l'amico Paolo che ci saluta e ci dice dai, insistete così e a presto. Vedo l'amica Gina che ci dice ok. Vedo Romina che non solo ci fa un ciao, ma dice anche giusto, il tempo per organizzarci c'è stato. Evidentemente è arrivato qualche minuto fa, infatti, anzi 27 minuti fa, quando parlavamo di quello, e mi scuso, ma li leggo adesso. Il tempo per organizzarci c'è stato, non voglio immaginare il caos che ci sarà all'uscita del vaccino per il Covid-19, perché, ragazzi, c'è poco da fare. Quindi 349-06-34-349 per un messaggio, ma così, sempre in velocità, vado a vedere. Così, ragazzi, io devo ringraziare intanto. Allora, Romina, Ulderico, Marco, Tiziana, poi Gina, poi Francesco, poi Giorgio, Mariella, Patti, Paolo, Giovanni, mamma mia, anche Veila, benissimo, e Ivo, che stanno partecipando e stanno così ascoltando le mie stupidaggini e le vostre belle cose, perché io faccio sempre una differenza tra quello che dico io e quello che dicono gli altri. E quindi grazie. Grazie, perché effettivamente, insomma, è bello vedere che c'è un sistema in cui la gente, insomma, partecipa. Ecco, l'importante è partecipare. Qualcuno diceva che era importante anche vincere, ma forse sarebbe così, o sbaglio? Joao, partecipare. Vincere. Bisogna partecipare, sì. De Coubertin batte tutti. Dopo. E vincere alla fine, ecco. Io ribadisco il concetto. Mi fa piacere perché nel parlare abbiamo stabilito che comunque recentemente qualcuna sì, qualcuna no, le figure femminili sono diventate importanti. Dopo, dire Meloni, dire Azzolina non è la stessa cosa, per via delle invenzioni e delle capacità, diciamo così, di fare le cose, però ognuno lo vede a sua maniera. Io non voglio fare differenze, però le donne stanno cominciando a prendere davvero un po', non dico il sopravvento, però a farsi sentire, cose che non facevano, è giusto che lo facciano, purché lo facciano di suo, e qui devo dire che l'unica è Giorgia che fa di suo, le altre vengono nominate anche nel senso di con incarichi, e poi si parla di quello che fanno, ma Giorgia parla da sola. O sbaglio, Mauro? No, direi che non solo ultimamente, ma la coerenza che negli anni hanno portato, ad esempio, un partito, Fratelli d'Italia, da 3% circa di poco tempo fa, in un lampo si è portato al 16-17%, come danno i sondaggi, più o meno in base a che struttura l'identifica. È chiaro che è una crescita importante, ma questa è data dal lavoro svolto, dalle cose fatte. Io, dalle mie esperienze personali, ho potuto vedere che in partiti, fra virgolette, che hanno avuto dei picchi, non c'erano quelle competenze che ho trovato, ad esempio, in Fratelli d'Italia, lo posso dire apertamente, perché oltre a lei, le scelte che lei ha fatto di inserimenti di figure capaci, poi che la seguono nel suo cammino, effettivamente sono tutte persone preparate. Questo qui è molto importante, che il sistema della mamma, perché la mamma sa scegliere bene, vedi che esatto. Ritorniamo, scusami se ritorno al mio pensiero, ma veramente adesso serve la figura femminile intesa come mamma, perché sono le mamme che risolvono, non quelle che chiacchierano. E la differenza è adesso ricordare che la donna è quella che poi nel piccolo la famiglia risolve. Dopo, siamo tutti capaci a chiacchierare, ma... Vorrei vai. Anche dire, Claudio, scusa se ti ho interrotto. No, scusa te. Volevo anche confermare una cosa, che sono le scelte poi che ti portano certo. Ad avere dei risultati. Le scelte fatte strada facendo. E le decisioni che negli anni si sono
acquisite, fatte, messe in campo, messe in atto, dan poi dei risultati e il frutto del lavoro ti premia più o meno. Ecco, quindi alla fine di questo voglio anche dire che questo governo ha aiutato l'opposizione in maniera importante, perché si è dimostrato veramente incapace e in scelte addirittura allucinanti, che cioè nemmeno io non lo so, ma io proprio rimango esterrefatto da certe scelte, e come mai queste persone possono essere ancora lì. Ma sono ancora più allucinato del silenzio che viene dal Colle, perché in determinate situazioni, quando si vedono errori macroscopici e si fa spalluccia, questo non va bene, cioè questo non va bene. E questo mio riferimento è un appunto molto importante di riflessione che rivolgo ai cittadini italiani tutti, perché dal Colle non è mai arrivato nessun segnale a fronte di errori macroscopici, una cosa incredibile, davvero inenarrabile certe situazioni che si sono venute a creare nell'ultimo anno, per cui direi che una riflessione va fatta. Io, a mio avviso, ho notato, Claudio, anche da parte dell'opposizione, e mi sono anche lamentato in un certo qual modo del fatto che ci sia un'opposizione piuttosto blanda. Facciamo cose, adesso non va neanche bene, e io parlo di lavorare nel completo, rispettando le regole al 100, non al 100% ma al 1000%, voglio dire, però la piazza, la gente ha bisogno non solo di fare dei click su Facebook o nei social network per dimostrare o mettere in evidenza il proprio dissenso, ma dovremmo tutti avere la voglia, la capacità di replicare andando nelle piazze, ma nelle piazze usando chiaramente il buon senso. Bravo. Da non confondere le due cose. No. Abbiamo visto delle brutte immagini per televisione di chi ha approfittato in maniera malevola, come sempre. Delle piazze di alcune persone. Bravo. Che purtroppo, avendo perso il posto di lavoro, ma ci sono situazioni che si sono venute a creare incredibili, di marito e moglie che hanno perso il lavoro, di famiglie intere distrutte. E parliamo di quello più evidente, perché lo citiamo in continuazione, il fatto di dire che abbiamo visto i ristoratori, i baristi, delle categorie totalmente annullate. Poi ci viene così, dialogando, parlando, sentiamo parlare dei pubblici dipendenti che non vivono il problema, non sanno neanche cosa sia, anzi usano lo smart working. Ma provate a pensare che è inimmaginabile il fatto di... Avete mai visto degli uffici pubblici lavorare a pieno ritmo normalmente? Mai. Io non ho mai avuto Aspetta. E adesso qui succede ancora peggio. Aspetta, perché so che tu hai qualcosa da dire in questo, mica ti provoco per niente. No, ma infatti, allora, intanto abbiamo 30 secondi, quindi io ti ringrazio già per la tua partecipazione. Fra un attimo faccio chiudere con un saluto, però non facciamo di tutta un'erba un fascio. Assolutamente io, no. Io so per certo che lo smart working è una stupidaggine, perché se devi lavorare in mezzo alle carte e col pubblico, lo smart working non lo fai, c'è poco da dire, perché le carte a casa non le hai, e lo pubblico a casa non ti viene. Quindi su questo è un'ipotesi di lavoro sbagliata per determinati settori. C'è poco da fare su questo. Però anche lì vogliono fare un po' di tutto un'erba un fascio per comodità. Allora, su questo sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Il dipendente pubblico deve andare a lavorare, punto, fisicamente. Deve essere contattabile fisicamente, perché se tutti quanti possiamo andare a prendere un caffè con la mascherina, possono andare a chiedere anche la carta d'identità con la mascherina, senza bisogno di farlo online, punto. E su questo siamo d'accordo. Dopo, come si vede, siccome sono solo capaci da certi livelli in su, e parlavo anche del presidente dell'INPS nel caso di alzarsi gli stipendi, lasciamo stare. No, non parliamo di queste cose, perché non ho avuto la possibilità di parlarne con Giovanna Rossi, che avrebbe potuto dirti delle belle cose e anche eventualmente fare degli appunti, perché
tutto va fatto. Però me lo richiamo un'altra volta. Mauro, grazie, perché grazie le due chiacchiere sono sempre fantastiche e soprattutto perché sono aperte. Ecco. Noi abbiamo ancora questa libertà, poi non so se un giorno ci oscurano, però spero di no. Grazie Mauro, ti saluto al volo e alla prossima, volentieri magari di persona. Buona serata a tutti. Alla grazie, grande, grazie. Joao, che dire, se tu dovessi a questo punto dire qualcosa, soprattutto ai giovani, perché tu fai parte dei giovani, cosa consiglieresti? Allora, usa questa mascherina. Attenzione, sai, stare attento con alcol, mascherine, non ci sono... Insomma, lo spritz, togli esatto. La mascherina, bevi lo spritz, rimetti la mascherina. È difficile? Attenzione, no, perché... Ma è difficile, parlo? No. No, è. Lo facciamo, non sì, dobbiamo pensarci solo noi. Dobbiamo pensare agli altri anche, quindi è questo, quel senso di rispetto agli altri. Bravissimo. Allora, non fate i furbi, punto. Per piacere, non fate i furbi. Noi siamo qua per dirvi queste cose perché... Perché da più in alto, no? Gente che ha molto più audience di noi, non ve ne dice. Allora io vi dico una cosa, non fate i furbi, fate i bravi come vi hanno insegnato, se ve l'hanno insegnato i vostri genitori. Se non ve l'hanno insegnato, ascoltate lo zio Claudio che qualcosa vi dice. Quello che non vi hanno detto loro, ve lo dico io. State attenti e la finisce. Buon weekend, divertitevi, mascherati, tranquilli. Fatelo. Grazie Joao, grazie a tutti quanti, buona serata.